Siamo arrivati a casa, ragazzi. Siamo arrivati a casa. È stata una avventura tornare a casa ieri. Pazzesca, veramente, pazzesca. Volo a Miami era... Aspetta, ora vi spiego tutto in macchina. Fatemi finire e poi vi spiego cosa è successo. Oh, God! Let's go! A questo punto del video volevo solo dirvi che questo è il riassunto di 2 settimane e mezzo di video, di materiale. Appena sono arrivato dall'Italia, siamo arrivati in Italia, il giorno dopo ho cominciato a lavorare immediatamente. Ho fatto già 4 charter, un sacco di cose, quindi non ho avuto veramente il tempo materiale di editare. Un sacco di materiale, però non il tempo di mettermi a editare. Andiamo avanti, queste sono le 2 settimane e mezzo che ho passato. Andiamo, let's go! Non ditemi che vi mancavano che casino! Non ditemi che vi mancavano questi video da questa macchina. Forse. Tornati in Los Angeles. È stata un'avventura tornare, molto incredibile. Tutto è andato bene, Milano, Miami. Volo perfetto, stupendo, nessun problema. A Miami sono cominciati i problemi, siamo atterrati con un temporale incredibile, quindi hanno ritardato di 2 ore, il primo annuncio era 2 ore di ritardo. Dopodiché un fulmine ha fatto bruciare un qualcosa sulla pista, quindi hanno ritardato ancora di altre 2 ore. Ma il problema non era tanto le 2 ore, perché ok, vabbè, ci sta, così è facile. Le ultime 2 ore eravamo in aereo, quindi abbiamo fatto 2 ore in aeroporto più altre 2 ore seduti in aereo. Gente si è incazzata, bla bla bla, fagioli fagioletti, però vabbè, alla fine siamo partiti. Volo cazzuto perché è molto turbolente. A Los Angeles, atterrati a 1 di mattina a Los Angeles, e non vi dico Los Angeles, 1 di mattina è un casino, dalle 11 alle 1 di mattina a Los Angeles sembra di essere in centro a un centro molto incasinato. Quindi proprio questi ritardi che arrivavano dalle scorse, c'era un bordello, eh. Quindi un casino trovare un taxi, un Uber. Alla fine abbiamo trovato questo taxi, ci ha caricato. Ma vado in marina, dove avevo questa macchina lì parcheggiata. All'1:30 siamo arrivati in marina e praticamente questa macchina, la batteria era morta. Il mio mate, quello che, il ragazzo che lavora con me in barca, penso che ha lasciato acceso qualcosa. Quindi ero in panico perché avevo Nicole e bambine seduti per strada con tutti i bagagli, e erano 1:15 di mattina, stanchissimi. E ho visto lo sceriffo che stava facendo, penso, il pattugliamento in giro. Gli ho chiesto gentilmente se aveva 2 cavi per accendere la macchina. Lo sceriffo, ovviamente, gentilissimi, sono venuti vicino alla mia macchina, mi hanno fatto partire la mia macchina coi cavi, e da lì siamo ritornati, arrivati alle 2:15, siamo arrivati a casa. Cotti, stracotti, abbiamo dormito un po'. L'Emilia ovviamente super contenti perché c'era la mamma di Nicola a casa, che starà qua una settimana a comunque aiutare Nicola. Niente, è stata un'avventura incredibile, incredibile. Però l'importante è che alla fine siamo un po' arrivati, se ne salvi, tutto è andato come doveva andare. Jet lag non lo sento, è per adesso. Sono le 9, andiamo in barca, andiamo giù in marina a vedere un attimino come funziona. Vai, siamo rientrati. Casa, dolce casa. Mi mancava questo? No. Un traffico pazzesco stamattina. Oh. PCH, ragazzi. Porca paletta. Che dire. Tutti tranquilli. Andiamo avanti. Questo è un traffico veramente tosto. È solo martedì, ragazzi. Andiamo. Oggi è il mio compleanno. 45 anni. Oh, sì. Sono vecchio. Thank you. What? And I made, whoa, I made you a little balloon too. This is my present. A big present. Whoa, that's so sweet. And
the candle? I'm getting the candle? Out of yeah. bed. Reaching for the water glass, I need to cool my head. Thank you, Daddy. Happy birthday. But can you do anything? Thank you. Quindi Nicole mi ha fatto una sorpresa, mi porta fuori a cena, non vuole neanche che guido, perché praticamente mi fa una sorpresa per il mio compleanno. Mi vuole dire dove andiamo. A me piace la sorpresa, ma non mi piace. Baby, where are we going? I love it, you guys look gorgeous. Sto cercando di capire dove mi sta portando. It's a small surprise, it's not a big surprise. It's just a restaurant that we've talked about trying for a long time. And we've never gone and we always forget about it. Chipotle. Taco Bell, yeah. Ora vediamo dove mi porta e poi vi faccio vedere che devo fare. Non ci posso fare nulla. 700 piedi. Ora sono curioso. The landing? Is that a marina? No, yeah. It's in a marina. It's in a lake. Mi ha portato in un posto nuovo che non sapevamo, sul lago, per farmi stare vicino al lago. Landing. Yes. Magnifico posto a Westlake Village, vicinissimo dove abitiamo, dove c'è un lago fantastico, ovviamente un lago piccolo, artificiale, veramente carino, ci sono delle houseboat elettriche, questo può navigare solo con motori elettrici. Grazie mille Nicole per avermi fatto questo regalino, sorpresa. Appena tornati dall'Italia, quindi mi ha mantenuto visuale lago. Poi noleggiare la barca, piccolo pantone elettrico, puoi andare in giro al lago, bellissimo, molto bello. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo di giornata oggi, incredibile. Questo è il primo vero viaggio con David, e quindi solo lui con la dolce metà chiaramente. Qui è Catalina, quindi siamo ancorati all'interno della baia di Catalina, quindi è molto molto calmo, la barca non si muove. Poi in più abbiamo il gyro che sta girando, quindi questa è la nostra buona. Il sistema qui a Catalina, praticamente ci sono due buoi, una davanti e una dietro. C'è un palo dove si prende, fammi vedere dove c'è il palo. Quello è il palo. Si tira su fin quando si arriva a questa cima grossa, dopodiché si aggancia qui davanti e un'altra cima più piccola attaccata a poi a quella dietro. Quindi si cammina intorno alla barca con la cima piccola finché arrivi dietro, poi tiri su quell'altra cima di Poppa Pua, poppa. Ed è molto semplice, però è molto stabile, quindi poi non c'è troppa gente oggi, giornata bellissima. Qui dietro, proprio dritto di me, c'è Long Beach e noi siamo probabilmente più in alto, su a nord. Momento giusto, mi spiace che non ci sono Nicole e le bambine, sarebbe bello spenderlo con loro, almeno qui in barca con loro. È sempre il mio lavoro, giustamente.
espresso, fa dei cappuccini che sono buonissimi. Vedi queste nuvole, è incredibile. Intanto sono le 6 di mattina. Incredibile perché fra un'ora sarà blu, cielo blu, è bellissimo. È proprio brezza di mare, di oceano. Ah, figo. Sembra di essere un po' in un paesino d'Italia, non so se c'è. Una delle cose noiose di Catalina è che queste boe qua sono private, nel senso che hanno dei padroni, le subaffittano a barche che arrivano durante il giorno. La cosa pesante è che, sai, quando arrivi puoi usarle, però non sai mai quanto puoi stare. Ora l'Arbor Master è arrivato dicendo che dobbiamo spostarci fuori. Non è male, però è sempre la visuale qua, è più bella. E quindi qua è la rottura di scatole di Catalina Island. Però vabbè, fai un giorno qui, un giorno di là, poi magari ti richiamano di qui, quindi è un casino. Cominciamo la procedura di distacco e riattracco. Ritracco e distracco. Ciao, andiamo. Fast, 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 vento. Clear up. Ora abbiamo attaccato la boa davanti, ora c'è questa piccola rope, cima, corre tutta per la barca dove poi la agganci dietro, quindi la barca si stabilizza. I don't mind staying up all night, cause I came to get it right, and I won't leave without a fire, out in the dark. La bandiera italiana dietro di me, ristorante italiano, Catalina Island. Ragazzi, Catalina Island è bellissima. I know where it came from, then you go from. Catalina Island, ragazzi, è un'isola che ho già fatto vedere alcune volte nei video, però oggi è diverso, è sempre diverso, la gente più pazza la trovi qua, incredibile. E poi l'isola comunque con tutte le golf car, bellissimo, troppo divertente. Questo era un ex casino dove venivo a giocare proprio come Las Vegas. Ma questo è diventato un museo, un cinema dove fanno vedere cinema. Questo è un club di Catalina Island, bellissimo. I just wait. 'Cause I know.